Io direi quindi di partire subito con le nostre slide che ci accompagneranno in questo webinar, dove sono racchiusi, diciamo, i concetti principali che andremo a vedere insieme questa sera. Come vedete, si parla della direttiva Omnibus e ci concentreremo, come vi dicevo, sulle novità in essa contenute. Prima di entrare nel vivo del webinar, stasera, visto che siete in tanti, ma in generale ci tengo a presentare per chi non ci conosce ed è qui per la prima volta insieme a noi, chi siamo, chi è lo studio Allievi e di che cosa ci occupiamo. Lo studio Allievi è composto da un team di consulenti specializzate in quelle che sono le nuove professioni del digitale. Assistiamo professionisti e imprese in tutti gli aspetti contabili e amministrativi, finalizzati ad ottenere un'ottimizzazione proprio fiscale. Diciamo che una slide non basta a raccontare chi siamo, e perché ci distinguiamo anche rispetto agli altri, per quale motivo? Per il semplice fatto che abbiamo deciso di focalizzarci, oltre che sulle classiche materie contabili e fiscali, soprattutto su quelle che riguardano i nuovi professionisti, cioè le nuove professioni del digitale. Ormai, anche per una questione di costi, si cerca sempre più di chi vuole fare imprenditoria di farlo online, proprio perché magari non c'è un negozio fisico e quindi si può utilizzare un e-commerce. I costi sono senza dubbio diversi. E abbiamo deciso proprio di focalizzarci su questo tipo di clienti al fine di poterli assistere, in quanto non tutti sono specializzati proprio nella fiscalità digitale. E riusciamo ad assistere i nostri clienti a 360 gradi, non solo dal punto di vista fiscale e contabile, ma anche da un punto di vista legale. Infatti, grazie a un team di avvocati di cui faccio parte, assistiamo professionisti e imprese in tutti gli aspetti anche legali che possono riguardare la loro attività. E anche in questo caso, come legali, oltre a conoscere tutte le materie del diritto classiche, abbiamo deciso di incrementare e di specializzarci proprio nel diritto digitale, proprio per poter assistere al meglio i nostri clienti. E il tema di cui parleremo stasera è un tema prettamente legale, in quanto andremo a vedere tutte le novità introdotte dalla direttiva Omnibus. Come vi dicevo, sono novità che riguardano principalmente i negozi online, quindi gli e-commerce, ma in realtà, in quanto compatibili, si applicano anche ai negozi fisici. Vedremo le loro implicazioni e soprattutto vedremo proprio come settare i siti web onde evitare le sanzioni che sono anche abbastanza importanti. Arrivano fino a 10 milioni di euro. Prima però di entrare nel vivo, vi invito a rimanere collegati per tutta l'oretta che abbiamo a disposizione, oltre che per fare tutte le domande che vi dovessero venire durante il webinar per chiedere dei chiarimenti, anche e soprattutto per scoprire la sorpresa che abbiamo pensato per voi che stasera mi state seguendo. Ma quindi partiamo e andiamo a capire subito che cos'è la direttiva Omnibus. È una direttiva europea a tutela del consumatore. Cosa si intende nel nostro ordinamento per tutela del consumatore? Ecco, diciamo che il webinar cercherò di essere dal punto di vista teorico il meno pesante possibile. La prima parte ci concentreremo proprio sulla tutela del consumatore per capire che cosa sia e come è cambiata nel tempo e soprattutto con la direttiva Omnibus, e poi vedremo proprio le implicazioni anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista pratico. Infatti, dovete sapere che nel nostro ordinamento non è che l'idea di consumatore è stata introdotta dalla direttiva, anzi, già dal 2005 è entrato in vigore il codice del consumo, sempre a seguito di disposizioni europee. Che cos'è il codice del consumo? È un codice che raccoglie tutte le principali disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori e regola i rapporti tra consumatori e professionisti, dettando reciproci obblighi e diritti. Tra l'altro, il codice del consumo segue un percorso che non si focalizza solo sul contratto vero e proprio, cioè sull'apice, possiamo dire, della relazione tra professionista e consumatore, ma
va a 360 gradi. Infatti, normalmente i contratti che vengono stipulati tra professionista e consumatore sono i cosiddetti contratti B2C, business to consumer. Ecco, in questo caso, questi contratti, nel caso del commercio online, dove li troviamo? Li troviamo normalmente sui siti web, di solito sono vicino all'informativa privacy o comunque sono visibili nel momento in cui, ad esempio, si va al carrello degli acquisti e si viene chiesto di flaggare o preso visione dei termini e condizioni di vendita. E hanno delle peculiarità perché, come vedremo, nel nostro ordinamento il consumatore è qualificato come un contraente debole. Perché vi dicevo che il codice del consumo non riguarda soltanto il contratto in sé, ma riguarda anche quello che c'è prima il contratto e quello che c'è dopo. Per quanto riguarda il pre-contratto, va a regolare anche tutte le forme di pubblicità e le forme di promozione nei confronti dei consumatori. Quindi come deve essere fatta la pubblicità al fine di non cadere in azioni o omissioni ingannevoli comunque. E poi anche quello che riguarda il post vendita. In quel caso va a regolare ad esempio il diritto alle garanzie per i prodotti, alla loro sicurezza, il diritto di recesso, eccetera. Quindi regola proprio a tutto tondo questa relazione che si crea tra professionista e consumatore. Infatti, il punto cardine del codice del consumo è proprio il consumatore, da sempre considerato nel nostro ordinamento un contraente debole. Chi è infatti il consumatore? È colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che il consumatore può tranquillamente essere un professionista, un imprenditore o un artigiano, ma nel momento in cui acquista per poter avere tale qualifica, non deve acquistare per motivazioni che riguardano proprio la sua attività. Io faccio sempre il mio esempio: sono un professionista, sono un avvocato e ho ovviamente una partita IVA per poter esercitare la professione. Nel momento in cui io faccio un acquisto strumentale alla mia professione, come può essere il codice civile, il codice penale o qualcos'altro, in questo caso io sto agendo come professionista. Conseguentemente non avrò mai, per quegli acquisti che sono strumentali all'esercizio della professione, la qualifica di consumatore. Viceversa, se acquisto su un e-commerce un vestito o un prodotto per un uso personale o familiare, in quel caso io, anche se sono un professionista e ho la partita IVA, in realtà sto agendo per scopi estranei all'attività che sto svolgendo. Conseguentemente ho la qualifica di consumatore. Ma perché, come vi dicevo, il consumatore è considerato un contraente debole? Perché dovete sapere che normalmente il contratto generale nel nostro ordinamento è regolato dall'articolo 1321 del Codice Civile. Tra le caratteristiche del contratto vi è quella di parità contrattuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che le parti, che possono essere due, tre, dipende dal tipo di contratto, normalmente hanno la stessa posizione contrattuale. Cioè ognuna va a definire le clausole, facendosi quelle che si chiamano, si definiscono le reciproche concessioni, in modo tale che si vadano ad incontrare le volontà di tutte le parti coinvolte. In questo caso non accade perché, come vi dicevo, noi il contratto che il professionista fa sottoscrivere in modo digitale al consumatore, ma anche il contratto che viene fatto sottoscrivere in un negozio, ecco, non è che viene preparato sul momento, ma è un contratto che viene predisposto in modo unilaterale a priori dal professionista. Quindi il consumatore cosa può fare? O accetta o non accetta. Non è che può dire no, andiamo a modificare questa clausola, la voglio fare in questo modo, questa in quest'altro modo. Ed è per questo che, non essendoci queste reciproche concessioni di fatto, perché decide tutto il professionista, quindi il venditore, che viene tutelato maggiormente il consumatore, perché viene visto in una posizione non paritaria e quindi in una posizione debole. Dall'altro lato, chi sarà il professionista? Il professionista invece è la persona fisica o giuridica che
che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, o un suo intermediario. Quindi abbiamo capito chi sono le parti in gioco e su cosa si concentra il codice del consumo e poi conseguentemente anche la direttiva Omnibus, la quale cosa fa? Quali sono quindi le novità che ha introdotto? Non è che la direttiva Omnibus ha abrogato il codice del consumo, anzi, ha semplicemente previsto delle altre casistiche di pratica, ad esempio commerciali sleali, che possono essere sanzionate. Ha ampliato proprio la tutela e l'ha adeguata proprio all'evoluzione digitale dei nuovi mercati, perché, come abbiamo visto, il codice del consumo è stato previsto nel 2005, dove sì, c'era già lo sviluppo digitale, ma non come adesso. Non come si è assistito negli ultimi 20 anni sostanzialmente. E ovviamente sono anche cresciuti dei rischi di violazione perché la normativa non era aggiornata, non era pronta per l'evoluzione digitale a cui abbiamo assistito. Conseguentemente la direttiva va proprio ad aggiornare il codice del consumo ad oggi. Da quando è entrata in vigore la direttiva Omnibus? È entrata in vigore ad aprile 2023, ma alcune novità in essa contenute sono obbligatorie dal 3 luglio 2023, in particolare le novità relative all'esposizione dei prezzi dal 3 luglio, tra l'altro che si è creato non poco caos perché periodo di saldi. E apro una breve parentesi proprio per farvi capire l'importanza che viene data alla direttiva Omnibus a livello europeo, non solo quindi italiano, e in generale a tutela del consumatore, è che la direttiva è uno degli atti legislativi che può emanare l'Europa, il Parlamento europeo, e si differenzia ad esempio dai regolamenti che sono direttamente applicabili. La direttiva invece deve essere recepita nei singoli stati. Il termine ultimo per il recepimento era il 2022, secondo le disposizioni europee. Tuttavia, in realtà, come vediamo dalla slide, è stata recepita nel 2023. E questo ha comportato anche l'apertura di una procedura di infrazione con relativa sanzione nei confronti del nostro paese. Quindi questo proprio a significare l'importanza che viene riconosciuta alla tutela del consumatore. Quindi, a chi si applica tale direttiva? Come abbiamo visto, va applicata a tutti i contratti B2C, ossia i contratti tra professionisti e consumatore. Attenzione anche ai contratti, ora a prescindere dalla direttiva Omnibus. Facciamo anche qui un breve riepilogo su come devono essere formulati tali contratti. Cosa ci richiede il codice del consumo? Che siano chiari e trasparenti. Cosa vuol dire nel momento in cui un avvocato, un esperto li va a preparare e poi noi li inseriamo sul nostro sito o sulla nostra applicazione? Devono essere di facile comprensione anche per chi ovviamente non conosce la materia in termini tecnici, quindi non clausole troppo complesse. Poi devono essere accessibili, cosa vuol dire anche nel momento in cui noi le inseriamo sul nostro sito. Non dobbiamo, uno, nasconderle troppo in basso, o nel senso scriverle troppo in piccolo. O magari vedo a volte dei siti web che quando si clicca su termini e condizioni vengono rilegate proprio in un angolino. No, la cosa ottimale sarebbe proprio predisporre il sito in modo tale che si apra un'ulteriore pagina nella quale si può leggere in modo chiaro l'intero contratto. Poi, come vedremo, ci sono alcune clausole in questo caso che, seppur accettate dal consumatore, se rientrano in una lista che viene chiamata la blacklist contenuta nel codice del consumo, sono vessatorie e sono considerate come non apposte. E anche qua, cosa ha cambiato la direttiva Omnibus? Oltre a considerarle come non apposte e a dare la possibilità al consumatore di chiedere un risarcimento danni se vi sono gli estremi,
aggiunge anche le sanzioni, cosa che prima non erano così perché le va a rapportare, va ad applicare le stesse sanzioni previste per le pratiche ingannevoli. Quindi attenzione agli eventuali esoneri di responsabilità che immettiamo in questi contratti. E laddove dovessimo inserire qualche esonero di responsabilità che è consentito dalla normativa in generale, dobbiamo fare sempre la doppia firma, ossia ci sarà tutto il contratto che viene sottoscritto e approvato da entrambe le parti e poi verranno richiamate di seguito le clausole che possono andare a limitare la responsabilità e devono essere specificatamente approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Quindi facciamo attenzione a questi contratti. Non solo, ci sono delle clausole che non possono essere modificate. Esempio, spesso il venditore va a inserire come foro competente, quindi dove ci rivolgiamo, a quale tribunale in caso di controversia, il proprio. È sbagliato, perché in realtà quando siamo di fronte al consumatore, a prescindere da dove sia la nostra sede legale, si fa riferimento solo ed esclusivamente al foro del consumatore, quindi dove risiede o dove domicilia il consumatore. Quindi, se è necessario, facciamo anche una revisione dei contratti che in realtà potrebbe, a prescindere da queste tematiche, già essere necessaria proprio per la direttiva Omnibus, perché sono stati introdotti anche nuovi termini come bene digitale, servizio digitale, e normalmente la terminologia viene riportata nei contratti. Quindi, quali sono gli obiettivi che si è cercato di perseguire con la direttiva Omnibus? Possiamo distinguerli in tre obiettivi. Innanzitutto, rendere uniforme la normativa sulla tutela del consumatore in tutta l'Europa, in modo tale che, a prescindere da dove acquisti, il consumatore abbia diritto alle stesse tutele. Garantire una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali, non solo offline, quindi non solo nei negozi fisici, ma anche e soprattutto online, e fare acquisire ai consumatori una maggiore consapevolezza nel momento in cui acquistano. Questo, ad esempio, viene promosso, come vedremo, attraverso le recensioni, attraverso dei divieti che sono stati imposti all'utilizzo di alcuni tipi di recensione. Quando per il codice del consumo il consumatore non è tutelato sostanzialmente? Non è tutelato, ad esempio, in caso di pratiche commerciali sleali, cioè quelle pratiche che forniscono informazioni false o non vere, o che possono comunque trarre in inganno i consumatori. Possiamo distinguerle, ad esempio, in tre categorie: azioni ingannevoli, omissioni ingannevoli o pratiche aggressive. Partiamo dalle azioni ingannevoli. Sono tutte quelle pratiche che forniscono ai consumatori delle informazioni volutamente false o molto ed estremamente esagerate su un prodotto o un servizio. Ad esempio, un venditore può affermare in modo falso, ovviamente, che un prodotto è capace di prestazioni che in realtà non possiede, oppure va ad utilizzare immagini che vanno a travisare, diciamo, la qualità e l'aspetto di un prodotto, oppure anche circa l'origine di un prodotto o i prodotti, diciamo, le componenti del prodotto stesso. In questo caso, ovviamente, il consumatore potrebbe essere indotto ad acquistare prodotti o servizi che diversamente non avrebbe acquistato. Quindi questo è il caso di un'azione ingannevole. Quando siamo invece di fronte a un'omissione ingannevole? Nel momento in cui invece i venditori fanno l'opposto, cioè nascondono o omettono in modo intenzionale delle informazioni che sono cruciali per i clienti, cioè quelle informazioni che se i clienti le avessero conosciute, non avrebbero acquistato quel prodotto. Ad esempio, se non andiamo a comunicare potenziali rischi nell'utilizzo di un prodotto per la salute,
o proprio legate alla sicurezza stessa del prodotto. Infine, possiamo avere le pratiche aggressive, che si differiscono ovviamente dalle omissioni e dalle azioni ingannevoli, in quanto implicano, possiamo dire, una forma di costrizione o meglio pressione indebita che viene esercitata sui consumatori. Ad esempio, le offerte temporali, che in realtà non sono così temporali, come questa è l'ultima chance di acquisto, abbiamo esaurito i prodotti, in realtà abbiamo il magazzino pieno di prodotti, si va a scoprire. Rimangono appunto pochi prezzi. Tutte queste cose, tutte queste espressioni possono sì essere utilizzate, ma nel momento in cui sono veritiere, altrimenti risultano aggressive. Non solo, ad esempio, se vengono effettuate ripetute e non richieste sollecitazioni o chiamate, o tramite altri mezzi di comunicazione, o anche varie forme di pubblicità. Ad esempio, se nella pubblicità che noi facciamo dei nostri prodotti o servizi, inseriamo un'esortazione diretta ai minori all'acquisto o affinché convincano i propri genitori all'acquisto. Ecco, questa anche è una pratica ingannevole. Ecco, la direttiva, come abbiamo detto, va ad ampliare la casistica. Vediamo cosa introduce. Innanzitutto, posizionamento a pagamento non indicato. In questo caso siamo di fronte a un'omissione ingannevole, quindi è stato aggiunto un caso di omissione ingannevole. Quando si verifica? Nel momento in cui noi, ad esempio, tra i risultati di ricerca di un motore di ricerca o di un marketplace, esempio, in qualità di venditori appariamo per primi nel momento in cui il cliente cerca un prodotto o un servizio che noi vendiamo. Cosa ci dice adesso la direttiva Omnibus? Dice che è possibile apparire per primi anche se magari non si è tra i migliori, ecco, ma perché si è pagato magari il motore di ricerca proprio per comparire tra i primi risultati in modo tale che confluiamo verso di noi il maggior numero di consumatori. Dice sì, è possibile, ma dobbiamo indicarlo ai consumatori, cioè dobbiamo dire noi siamo in questa posizione, magari perché sì, ok, siamo i migliori anche del settore, ma siamo in questa posizione anche e perché abbiamo pagato per essere qui. In questo modo il consumatore si rende conto che è stato pagato un prezzo e quindi poi questo non si sa ovviamente se chi è in quella posizione è effettivamente il migliore in quel settore o meno. Magari un'azienda che compare tra gli ultimi risultati di ricerca perché non ha pagato per essere subito visibile è migliore di quello che compare tra i primi. Quindi dobbiamo indicare questa evenienza. Non solo, vengono introdotti altri tipi di azioni anche ingannevoli. Ad esempio, viene introdotto il concetto di dual quality, che questa è un'azione ingannevole. Cosa riguarda questo concetto? La vendita di beni che, pur essendo commercializzati con il medesimo, ad esempio, branding o packaging, variano di qualità a seconda del paese europeo in cui vengono venduti. Quindi se noi diciamo no, il prodotto che io sto vendendo in realtà è uguale a quello che sto vendendo anche in Germania, ma in realtà poi le caratteristiche del prodotto sono diverse, siamo davanti ad un'azione ingannevole. In questo caso c'è un'eccezione. Se la diversità è dovuta proprio a una normativa locale, che ad esempio in Italia permette l'utilizzo di alcuni componenti per creare il prodotto che in Germania sono vietati o viceversa, in questo caso non siamo di fronte a un'azione ingannevole. Se invece siamo stati noi proprio ad utilizzare prodotti diversi, componenti diversi, in questo caso sì. Viene introdotta inoltre un'altra pratica sleale che è ad esempio la secondary ticketing, cioè ci riferiamo in questo caso all'utilizzo da parte del professionista di strumenti automatizzati come possono essere i bot per acquistare una quantità, ad esempio, di biglietti per eventi che sono una quantità che va a superare i limiti consentiti.
In questo caso si vanno ad eludere ovviamente le regole stabilite per la fase di acquisto, anche perché poi i biglietti vengono rivenduti ai consumatori finali, magari a un prezzo più alto. Anche questa pratica viene sanzionata. Cos'altro poi viene implementato? Come vi dicevo, le clausole vessatorie. Cosa sono le clausole vessatorie? Sono tutte quelle clausole, tutte quelle statuizioni che, malgrado la buona fede, quindi non è che ci deve essere per forza intenzionalità da parte del professionista, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ora, ci sono alcuni tipi di clausole vessatorie, come vi dicevo, indicate nella cosiddetta blacklist, che sono assolutamente vietate, altre che invece magari devono essere soggette alla valutazione di un giudice. Però quali possono essere? Ad esempio, ovviamente vi ho portato le più significative perché altrimenti dovevo mettere 50.000 slide per indicarle tutte. Ad esempio, consentire al professionista di modificare in modo unilaterale, quando vuole, le clausole del contratto che abbiamo già sottoscritto o di un prodotto. Anche qui io faccio sempre l'esempio: acquisto un maglione di cashmere, poi in realtà il professionista, il venditore che me l'ha venduto, si rende conto che li ha finiti, non ne ha più a disposizione e decide in modo unilaterale, perché è concesso nel contratto, di mandarmene uno di cotone. Ecco, questo ovviamente è una clausola vessatoria. O ancora tutte quelle clausole che vanno a limitare in modo significativo la responsabilità del professionista in caso, ad esempio, di vizi o difetti del prodotto che mi viene recapitato. Ecco, queste clausole non possono essere inserite e, come vedremo, andremo a vedere proprio le sanzioni che sono state previste in caso di apposizione di tali clausole nei contratti. Vediamo quindi, una volta che abbiamo visto, diciamo, la teoria, anche le modifiche pratiche che si devono fare appunto ai siti web, agli e-commerce, per poter essere proprio in linea con la direttiva Omnibus. Come vi ho detto più volte, abbiamo nuove modalità di informazione sui prezzi scontati. Cosa ci dice la direttiva Omnibus? Ci dice che si deve esporre sia il prezzo scontato che il prezzo precedente più basso applicato dallo stesso venditore nei 30 giorni precedenti. Vi faccio vedere subito la slide di esempio e adesso andiamo a commentarla. Allora, la slide mostra un vestito in questo caso e lo mostra rapportato non al prezzo di listino, ma al prezzo più basso che abbiamo noi applicato nei 30 giorni precedenti. Perché è stata introdotta questa normativa? Perché si è assistito soprattutto online, nel commercio online, alla cattiva abitudine da parte del venditore di andare a gonfiare i prezzi prima di applicare gli sconti, cioè venivano indicati prezzi molto più alti in modo tale che lo sconto potesse apparire agli occhi dei consumatori più allettante di quanto in realtà non fosse. E questo ovviamente viene considerata un'azione ingannevole. Ora viene quindi previsto l'obbligo di indicare, di rapportare non più al prezzo di listino, ma al prezzo più basso che abbiamo noi stessi applicato nei 30 giorni precedenti. Attenzione, mettiamo che nell'esempio, ad oggi 31 maggio, abbiamo il prezzo più basso che abbiamo applicato nel mese prima è di 90 euro. Però, se noi, ad esempio, dal 31 maggio andiamo al ritroso di 30 giorni e vediamo che in questi 30 giorni abbiamo fatto una promozione lampo di una giornata, di mezza giornata, invece che a 90 euro a 80, la direttiva ci dice: se hai fatto una promozione del genere, non devi più rapportare il prezzo attuale a quello dei 29 giorni precedenti, ma devi sempre rapportarlo a quello più basso, anche se l'hai applicato per un'ora.
per mezz'ora o per mezza giornata, non importa che poi gli altri 29 giorni è stato a 90 euro, ma se nell'arco dei 30 giorni, anche per un solo giorno, è stato a 80 euro, devi rapportarlo a quello. Ovviamente poi ci sono delle eccezioni, ecco, delle deroghe e delle eccezioni. Innanzitutto in caso di sconti crescenti, cioè quelle promozioni che aumentano di valore nel tempo. In questo caso è fondamentale che ogni fase dell'offerta sia chiaramente comunicata, quindi si deve indicare il prezzo di partenza e le varie percentuali di sconto applicati e le corrispondenti ovviamente anche riduzione del prezzo, quindi 90 euro è il 20%. Arriviamo a 80 euro, sarà il 25% e via dicendo. In questo modo, sempre rispetto ovviamente al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Vedete che ovviamente è molto incisiva come normativa, però purtroppo dobbiamo, cioè, anzi, purtroppo diciamo per il venditore che capisco può portare, diciamo, a un onere in più. Invece, per fortuna per il consumatore, in questo modo è più consapevole degli acquisti che va a fare. Quali sono altre deroghe ed eccezioni? Per i prodotti nuovi scontati, ecco, in questo caso, se stiamo introducendo un prodotto nuovo sul mercato che non supera i 30 giorni, qua abbiamo un approccio leggermente diverso. In questi casi, il venditore deve fornire, noi in qualità di venditore dobbiamo dire attenzione, non te lo posso rapportare 30 giorni precedenti perché non c'è un pregresso. Ti vado a specificare in modo chiaro che è un'offerta lancio e ti vado a specificare soprattutto per quanto dura tale offerta. Passiamo quindi adesso invece alle eccezioni. Questa regola non vale in modo così, diciamo, rigoroso per tutti i prodotti, cioè per tutti quei generi alimentari scadenza o comunque velocemente deteriorabili. Non vale poi per cos'altro? Le offerte personalizzate, come ad esempio gli sconti che vengono dedicate ai clienti in determinate condizioni. Esempio. A me capita spesso che magari sono iscritta a un e-commerce, sono applicazioni che utilizzo e mi vengono fatti degli sconti, ad esempio il giorno del mio compleanno. In questo caso mi viene fatto magari un buono regalo da 5 euro, non c'è bisogno, non si potrebbe neanche dire rispetto a cosa è, perché rispetto a cosa c'è questa decurtazione del prezzo, perché poi decido io il prodotto. Se invece dovesse essere una promozione, esempio, proprio perché sono del tuo compleanno, questo rossetto ha uno sconto per te del 20%, anche in questo caso possiamo non rapportarlo ai 30 giorni precedenti. Oppure riduzione di prezzo con oggetto indeterminato, come gli sconti sull'articolo meno caro, oppure acquisti 2 a 3, paghi 1. Ecco, in questo caso non c'è bisogno. O quei buoni sconto che vengono accordati proprio a una categoria specifica di consumatori. E infine non si applicano a tutte quelle promozioni che permettono uno sconto solo se sono state soddisfatte determinate condizioni. Questi sono, ad esempio, quando noi ci troviamo di fronte a un acquisto soddisfatti o rimborsati, rimborsati magari del 30 o del 40%. In questo caso non c'è bisogno di rapportarlo ai precedenti 30 giorni. Poi, cos'altro? Correttezza nell'utilizzo delle recensioni. Attenzione sulle recensioni. Perché? Le recensioni ormai sono un veicolo pubblicitario più forte, a mio avviso, della pubblicità stessa. Perché io sono la prima che nel momento in cui devo acquistare, prima di acquistare, vado a leggermi più recensioni possibili. Per vedere anche, non nascondo, vado a vedere tutte le foto che mettono di eventuali prodotti, per vedere se rispecchiano o meno l'immagine. E siccome vanno ad influenzare così tanto i consumatori, cosa ha detto la direttiva Omnibus? Onde evitare problematiche o pratiche scorrette, perché anche queste rientrano tra azioni o omissioni ingannevoli, ha
ha imposto il divieto di pubblicare solo recensioni positive. Cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, noi possiamo decidere di dire, tra le prime recensioni che rendiamo visibili, mettiamo quelle, tutte quelle a 5 stelle. È lecito. Però la direttiva cosa ci dice? Sì, puoi farlo, ma devi anche inserire sulla sezione del tuo sito dedicata alle recensioni un link nel quale il cliente accedendovi può andare a verificare tutto il tuo pregresso delle recensioni, perché capite che può risultare anomalo, se non impossibile, che un fornitore, un venditore abbia solo ed esclusivamente recensioni positive. Quindi io devo poter andare a visualizzare tutte le recensioni che sono state fatte, sia quelle positive che quelle negative, anche se la negativa fosse una. Poi viene introdotto il divieto di commissionare recensioni false. Scusate, mi sono andata avanti. Di commissionare recensioni false. Ma da sé se la recensione di regola chi può farla? La può fare chi è stato effettivamente un nostro consumatore, quindi chi ha effettivamente utilizzato, provato i nostri prodotti e i nostri servizi. Se noi commissioniamo una recensione falsa, in quel caso a chi non ha utilizzato il servizio, il prodotto, o addirittura ce la facciamo noi creandoci un account, anche questa sanzione è sanzionata. Non solo, io consiglio sempre, soprattutto da quando è entrata in vigore la direttiva, a maggior ragione, di utilizzare proprio delle applicazioni come Trustpilot, dei software che possano andare proprio a verificare la veridicità della recensione, in modo tale che se anche l'autorità competente dovesse visionare il nostro sito, può tranquillamente già vedere che sono verificate. E ad esempio, nominato Trustpilot, tra le politiche di Trustpilot c'è proprio quella di non permettere la pubblicazione da parte dei consumatori di recensioni da parte di chi non ha effettivamente utilizzato il prodotto o fruito del servizio. Non solo. Viene aggiunto l'obbligo di dichiarare se e quali sono le recensioni che provengono dal cliente. Cosa vuol dire? Io vi ho fatto l'esempio con la slide. Ci sono delle recensioni che il cliente invia in modo totalmente spontaneo, senza che noi gli chiediamo nulla. Ci sono altri clienti che invece, nonostante la recensione sottolinei ovviamente sia assolutamente vera, quindi sia veritiera, la fanno perché, ad esempio, noi abbiamo detto in qualità di venditori vuoi rilasciare una recensione se ti sei trovato bene, o anche ovviamente il cliente la può rilasciare anche se si è trovato male, ovviamente, sul mio sito, sulla mia applicazione mi farebbe piacere. Ecco, cosa ci dice la direttiva? Dice, può essere richiesto, ovviamente, con i dovuti modi, senza costrizione e senza dire quello che deve scrivere. Però dobbiamo anche in questo caso aggiornare il sito e indicarlo. Io vi ho fatto l'esempio. Abbiamo io Michela che faccio una recensione a 5 stelle. Ecco, vicino al mio nome, sotto il mio nome, dove volete, insomma, sul sito, dovete inserire proprio la dicitura, ad esempio, fonte della recensione. Io in questo caso ho messo la lampadina, può essere anche un punto di domanda, nel quale nel momento in cui io ci vado a cliccare, vado a leggere se la recensione è stata inviata dietro invito o se la recensione viene inviata proprio in modo spontaneo, perché io mi sono trovata così bene che non c'è neanche bisogno che me lo dicano fare la recensione, l'avrei fatta a prescindere. Spero di aver spiegato in modo giusto il concetto. Non solo. Scusatemi, quali sono le altre novità? Adeguamento, termini e condizioni di utilizzo di vendita. Come abbiamo visto, prima abbiamo visto i contratti B2C, diciamo le regole generali. Cos'altro dobbiamo inserire in questi termini di vendita dopo la direttiva Omnibus?
dove dobbiamo andare ad adeguarci sui termini di recesso, perché sono state previste in due casi specifici, ad esempio l'estensione del termine di recesso da 14 a 30 giorni. Quando il consumatore conclude un contratto di acquisto durante una visita non richiesta direttamente da parte del professionista presso il suo domicilio, oppure nel caso in cui ci sono gite organizzate, o meglio, eventi organizzati da un professionista per promuovere o vendere prodotti, se in quel caso il consumatore acquista i prodotti, il termine di recesso non sarà più di 14 giorni, ma bensì di 30. Non solo, vengono anche ampliate alcune casistiche di recesso, perché, come vi accennavo prima, sono stati introdotti altri concetti. Perché nel codice del consumo non era citato, ad esempio, bene digitale o servizio digitale, ma vi erano ancora definizioni ancorate proprio ai classici beni mobili, cioè vestiti, prodotti comunque tangibili. Invece viene introdotto con la direttiva Omnibus il concetto proprio di prodotto, viene rinnovato, perché adesso per prodotto non si intendono solo i beni fisici, ma anche tutti i beni immateriali come software e altri contenuti digitali. E idem per beni, ci sono i beni mobili, i beni digitali e i servizi. E viene introdotto, per esempio, anche il concetto di mercato online. Ed è proprio relativamente a queste che sono cambiate anche qua le casistiche di recesso. In questo caso, perché? Viene detto con la direttiva che in casi particolari il consumatore va a perdere la facoltà del diritto di recesso. Quando ad esempio acquista contenuti digitali e il consumatore dà il suo consenso affinché ad esempio l'e-commerce inizi la fornitura durante il periodo di recesso. Cosa vuol dire? Normalmente quando noi stipuliamo un contratto in un negozio abbiamo il termine di recesso di 7 giorni. Quando lo stipuliamo al di fuori dei locali commerciali, questo tempo va a 14 giorni, tranne in quelle due casistiche che abbiamo visto prima, adesso a 30 giorni. Va da sé che un conto è se io acquisto una maglietta nel momento in cui la ricevo, devono trascorrere 14 giorni. Ma ad esempio se compro un ebook, non aspetto 14 giorni per iniziare a leggerlo, ecco. In questo caso, o meglio, li posso aspettare e avrò diritto a tutto il recesso, quello classico. Però se io invece dico, ok, no, io lo voglio leggere subito, perché poi questa è la comodità dei prodotti digitali, lo compro adesso che sono le 18:45, lo leggo, inizio a leggere alle 18:46. In questo caso perdo il diritto di recesso, o comunque quando il consumatore dà in qualche modo, se non siamo, io ho fatto l'esempio dell'ebook, ma possiamo essere anche un servizio. Se io do in qualità di consumatore il consenso all'inizio immediato del servizio senza aspettare il decorso dei 14 giorni, anche in questo caso vado a perdere il diritto di recesso dei 14 giorni. Non solo, nel momento in cui cosa può capitare? Può capitare che alcuni venditori vanno a chiedere dei, diciamo, dati personali come corrispettivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io offro anche qui un estratto, un ebook, un depliant, un qualsiasi materiale, ecco. Non ti chiedo, ad esempio, pagami questo materiale 10 euro, 1 euro, quanto possa valere, ma ti dico, se vuoi questo materiale, esempio, lasciami il tuo indirizzo mail. Prima della direttiva Omnibus, per raccogliere gli indirizzi mail, cosa bastava? Bastava l'informativa privacy, cioè nel momento in cui il cliente aveva accettato l'informativa privacy, io potevo raccogliere alcuni dati. Ora, stante che c'è ancora l'informativa privacy, cosa viene detto con la direttiva? Viene detto, attenzione, la richiesta di mail non viene
regolamentata solo dall'informativa privacy. No, ma viene regolamentata come se quella mail in realtà fosse proprio il prezzo che il cliente sta pagando per avere quel servizio. Quindi devo trattarla come se lui mi stesse effettivamente pagando e devo applicare anche a quella mail tutta la normativa del codice del consumo. Infine, vengono introdotti ovviamente gli obblighi di informazione. Cosa devono fornire ora i venditori? Si devono innanzitutto, come abbiamo detto, i contratti andare ad allineare con tutte le novità in tema di recesso, in tema di terminologie nuove. E i venditori devono inoltre in questi contratti fornire email, tutti i recapiti, diciamo, diretti e più veloci possibili che il consumatore ha a disposizione per mettersi in contatto proprio con noi come venditore, e anche le procedure della gestione dei reclami devono essere dettagliate nei termini e condizioni di vendita. Prima di concludere, vorrei fare proprio un accenno veloce, prima di vedere anche le sanzioni, sulle regole aggiuntive previste per i marketplace. I marketplace sono delle piattaforme digitali, ovviamente, che facilitano la compravendita di prodotti o servizi tra venditori e consumatori. Ora, chi può vendere sui marketplace? Non solo professionisti, ma anche altri consumatori stessi. Cosa viene introdotto? Anche in questo caso viene introdotto l'obbligo di dichiarare se abbiamo pagato per posizionarci per primi. Quindi se compariamo tra i primi risultati di ricerca, dobbiamo anche qui dire sono primo, non perché magari sono la mia pagina è la più visitata, ma perché sto pagando. E in secondo luogo, inoltre la piattaforma deve spiegare, questo riguarda la tua piattaforma, proprio i criteri di classificazioni per le posizioni che vengono assegnate, e si deve anche dichiarare chi siamo noi, chi è il terzo venditore. Come vi dicevo, sui marketplace possono vendere sia persone fisiche, quindi consumatori, chi non è venditore per mestiere, e sia proprio professionisti. Va da sé che è diversa l'acquisto. Quindi dobbiamo dichiarare se noi siamo venditori in quanto siamo professionisti. In questo caso va applicata ovviamente tutta la normativa che abbiamo appena visto sul codice del consumo. Viceversa, se invece di fianco al nostro nome c'è scritto non professionista, consumatore, in questo caso va da sé che chi acquista, quindi l'altro consumatore, deve essere a conoscenza del fatto che non avrà diritto a tutte le tutele previste dal codice del consumo perché non è di fronte a un professionista. Vediamo quindi quali sono le sanzioni che sono state introdotte dalla direttiva Omnibus. Come vi dicevo, la slide mi sa che è sbagliata, non ha preso 5.000. In caso di azioni, omissioni ingannevoli, pratiche comunque sleali o di clausole vessatorie, le sanzioni vanno non da 5 a 10 milioni di euro, da 5.000 euro a 10 milioni di euro. Comunque, vedete che anche 5.000 euro non sono poche come primo scaglione, ecco, sono sanzioni effettivamente importanti. Quindi, nelle pratiche, giusto per fare un recap, in tutta questa casistica ci rientrano clausole vessatorie, pratiche sleali, che sono ad esempio le recensioni, posizionamento non indicato, non corretto appunto, non corretta terminologia nei contratti. Viene prevista una sanzione a parte nel caso di errate indicazioni delle riduzioni di prezzo. In questo caso la multa va da 516 euro a 3.098 euro. Chi applicherà queste sanzioni? L'autorità garante della concorrenza del mercato. Ovviamente abbiamo visto degli scaglioni, soprattutto il primo abbastanza ampio. In base a cosa andranno applicate, ovviamente a dei criteri come natura, gravità, durata della violazione, non solo, viene anche considerato il possibile guadagno conseguito da parte del venditore per la pratica sleale messa in atto.
Inoltre, l'importo della sanzione, ad esempio, può addirittura aumentare se la violazione ha una dimensione non solo, ad esempio, italiana, ma proprio europea. Inoltre, viene valutata anche la storia di altre precedenti sanzioni. Fatto sta che, nel caso di pratiche commerciali scorrette, come viene erogata la sanzione? Dopo delle indagini da parte dell'autorità competente, viene notificata la sanzione che deve essere pagata normalmente entro 30 giorni dal ricevimento. E non solo, è anche possibile da parte del consumatore ottenere eventualmente risarcimento del danno o risoluzione contrattuale se ci sono gli estremi. Sono andata avanti. Attenzione, giusto per concludere, anche se l'ho già detto più di una volta, abbiamo parlato finora di commercio digitale, ma in realtà le nuove regole non si applicano solo agli e-commerce, ma anche ai negozi fisici, in particolare quella riguardante le riduzioni di prezzo. Anche sul cartellino dobbiamo inserire il prezzo attuale rapportato a quello dei 30 giorni precedenti. Siamo giunti alla fine, rispondiamo quindi finalmente un po' di domande, visto che ne sono arrivate parecchie, come sempre vado molto lunga, rispondiamo a qualche domanda, ma vediamo prima l'offerta che abbiamo pensato per voi che stasera avete avuto la pazienza di seguirmi. Ve la vado a mettere in chat, poi vi arriverà anche stasera. È un'offerta sulla nostra proprio consulenza legale ad hoc, per capire se il vostro sito è a posto, ok, è in linea con la direttiva Omnibus, o per vedere come incrementare. Poi vi invito comunque a visitare il nostro sito www.studialievi.com perché lì potrete, nella sezione consulenza legale, direttiva Omnibus, vedere proprio altri pacchetti, oltre quello che c'è adesso qui in offerta, che riguardano proprio, ad esempio, la stesura anche dei termini e condizioni di servizio o comunque l'aiuto pratico per mettere a posto il vostro sito. Vediamo quindi un attimino qualche domanda perché purtroppo siamo proprio sul finire. Matteo ci chiede, posso chiedere recensioni a parenti, amici? Allora, Matteo, no. Cioè, nel senso, se i parenti e gli amici in questione hanno utilizzato i tuoi prodotti o i tuoi servizi, perché no? Possono fare una recensione che ovviamente deve essere vera. Se però i parenti e gli amici te la fanno per pura cortesia, senza aver effettivamente utilizzato nulla, no, perché anche questa è una recensione farsa, ovviamente. Sto scorrendo le domande perché vedo che molte sono simili, quindi cerco di raggrupparle tutte insieme. Enrico ci chiede, cosa si intende esattamente per pratiche commerciali sleali secondo la nuova direttiva? Ma Enrico, diciamo che in realtà non è che viene data una nuova definizione, sono, come abbiamo visto, tutte quelle azioni o omissioni ingannevoli o pratiche aggressive, ad esempio, che vanno a falsare sostanzialmente sia la concorrenza sul mercato nei confronti di altri competitor, ma non solo, vanno a falsare, ad esempio, proprio la percezione che può avere il nostro consumatore, che possono avere i nostri clienti circa il servizio che stiamo offrendo. Ecco, la direttiva in realtà tale definizione la lascia bene o male intatta. Quello che va ad ampliare è la casistica, così come già prevista nel codice del consumo, quindi viene introdotto, come abbiamo visto, il posizionamento a pagamento non indicato, le recensioni, l'utilizzo di dati personali, come corrispettivo, ecco, tutte queste casistiche vengono ampliate, ma la definizione alla base di pratica commerciale scorretta resta la stessa, quella già presente dal 2005. Niente, come vi dicevo, il tempo a disposizione purtroppo è terminato.
Io prima di salutarvi e ringraziarvi ancora, vi invito ad iscrivervi alla nostra area riservata. È un'area riservata completamente gratuita, attraverso la quale potrete accedere a tutti i webinar passati, futuri, tutti quelli che faremo e che abbiamo fatto, relativi alla direttiva Omnibus e alla tutela del consumatore. Oltre a poter rivedere le registrazioni quando e come volete, potete anche scaricare tutto il materiale, quindi le slide che prepariamo di volta in volta. Prima di salutarvi, vi invito a seguirci su tutti i nostri social e sul nostro sito web, in particolare sul nostro blog, dove tutti i giorni, sia sui social che sul blog, sui social pubblichiamo video, sul blog ovviamente articoli, andiamo a pubblicare proprio tutte le novità riguardanti le tematiche fiscali e legali di cui ci occupiamo. Per qualsiasi cosa vi invito a scriverci alla nostra mail info@studialievi.com e i webinar e il tempo è finito. Io vi ringrazio come sempre per la partecipazione. Sempre abbondante per l'interesse. Vi auguro una buona serata e un buon fine settimana e vi aspetto al prossimo webinar. Grazie mille a tutti.